Il pensiero dell'aldilà accompagna l'uomo da sempre e alla fine del Medioevo quest'idea si pone sia su un piano metafisico sia sul piano della vita associata. E tutto questo è ulteriormente sottolineato dall'esigenza della nuova classe mercantile, la borghesia, che costituirà, soprattutto durante il XV secolo, la classe di riferimento per la committenza di opere d'arte all'interno delle chiese. Il retablo, o meglio le porzioni di retablo che commentiamo in questa sede, sono riferibili a una tematica avente a che fare con la salvazione di Cristo. E probabilmente l'idea era quella di raffigurare le tre venute del Redentore, del Messia, la prima delle quali è l'Incarnazione, opportunamente raffigurata nella scena dell'Annunciazione. La venuta definitiva, quella alla fine dei tempi, il giudizio universale, e poi la venuta quotidiana, la cosiddetta inabitazione, che si replica ogni volta che viene consacrata l'ostia durante la messa. Quindi Cristo viene continuamente fra gli uomini. Questa devozione si lega a quella per le anime purganti. D'altra parte, anche a Cagliari, alla fine del 400, è documentata l'istituzione di una cappella intitolata Le Anime Purganti nella cattedrale di Castello. Contemporaneamente a questo, tutta una serie di dettami legati al concilio di Ferrara a Firenze, siamo nella prima metà del 400, davano sostegno alla devozione per le anime del purgatorio. In un clima, e torniamo al periodo delle tavole, quindi la fine del 400, in un clima di messianismo, potremmo dire, diffuso, laddove il re della Corona d'Aragona, Ferdinando il Cattolico, che già Machiavelli identificava come il principe ideale, viene vissuto come l'uomo che avrebbe donato all'umanità un benessere definitivo. Nella scena con il giudizio universale abbiamo una tripartizione: in alto il Cristo giudice, circondato dalle schiere angeliche, dai protagonisti del paradiso, i santi, le sante, la figura del San Michele Arcangelo come pesatore delle anime fa da congiunzione fra l'alto e il basso, e nel basso si raffigura l'inferno. È un inferno con un valore altamente civico, un po' come l'inferno che ci descrive Dante Alighieri, laddove le pene sono assegnate seguendo la logica del contrappasso. Abbiamo alcune raffigurazioni abbastanza singolari, come il trono di Lucifero retto da due figure coronate, di una delle quali si legge anche il nome. In tutta la tavola, nonostante le abrasioni e la conservazione alquanto precaria, abbiamo delle minime didascalie che descrivono i soggetti. E una di queste due figure coronate è l'imperatore Nerone, che già nella prima esegesi della Apocalisse viene identificato come l'anticristo. Autore delle tavole è probabilmente Lorenzo Cavaro. Finora si è parlato di maestro di Olzai per confronti con il retablo di Olzai, ma l'analogia di alcune figure con dettagli del retablo di Gonnostramazza, che è del 1501, potrebbe renderci convinti della attribuzione a Lorenzo Cavaro. Altre figure di sicuro rilievo sono Giuda e Maometto. Sono coerenti con la tematica descritta anche le tavole della Caglie destra, con nella porzione alta l'adorazione dei Re Magi, che riconoscono appunto in occasione dell'Epifania la natura di Messia del Cristo.
e nella porzione bassa due santi che hanno a che fare sia con l'Apocalisse, San Matteo dal punto di vista scritturale, e sia il Sant'Antonio Abate, protettore contro il male. In tutta la tavola sembra potersi percepire una sottolineatura della falsità come male supremo dell'uomo. E in questo vediamo l'ideologia, il pensiero che circolava sempre più fra appunto le classi emergenti, la classe mercantile, e questo è perfettamente coerente con un'ipotesi di provenienza da Serdiana. Le tavole nell'Ottocento sono documentate nella chiesa romanica di Santa Maria di Sibiola, ma la parrocchiale di Serdiana, con la sua intitolazione al San Salvatore, offre un contesto decisamente credibile per questo retablo, che a questo punto, alla fine del 400, siamo in un momento prossimo al 1490-1495, potrebbe essere stato commissionato dal feudatario di Serdiana, Salvador Tomic, un importante mercante per il quale sicuramente illustrare una devozione a carattere metafisico ma anche a carattere sociologico sicuramente ebbe molta importanza. Per quanto riguarda il San Francesco di Stampace, possiamo parlare di una chiesa simbolo. È simbolo per ciò che è stato il suo passato, parliamo di una chiesa non più esistente, ma anche simbolo in riferimento agli studi sulla Cagliari della fine del Medioevo, ma anche gli studi di storia dell'arte. Una quantità molto grande di pezzi della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, oggi afferente al Museo Archeologico, provengono da San Francesco di Stampace. I francescani giunsero in Sardegna probabilmente quando Francesco era ancora in vita. Il primo insediamento cagliaritano fu presso la chiesa di Santa Maria de Portu Grutis, poi reintitolata a San Bardilio. Siamo nel 1230, ma sappiamo anche che ci fu l'esigenza di costruire una chiesa nuova. Nel 1274 furono acquistati dei terreni in prossimità del quartiere dell'Appendice di Stampace e nei decenni immediatamente successivi sorse la chiesa. Sappiamo che nel 1317, come affermato da una serie di documenti relativi al Pisano Neri di Riglione, un mercante, un ricco mercante, la chiesa era già esistente. Questo ricco mercante scelse di essere sepolto all'interno del San Francesco di Stampace. Un edificio questo che si poneva in relazione ad alcuni assi viari, certamente fra i più importanti della città. A partire dalla Darsena, una strada congiungeva, passando davanti all'antico monastero di Sant'Agostino, con la Porta dell'Angelo. Questo è il titolo che venne attribuito a questa porta ormai distrutta, non più esistente, un po' come a Barcellona e un po' come a Saragozza. Per raggiungere la Porta dell'Angelo, attraverso la quale si accedeva a Stampace, il quartiere che poi diventerà il quartiere degli artigiani, si passava davanti al San Francesco di Stampace. Una chiesa che ebbe ruolo nella formulazione di Cagliari, un po' come Valencia, ma anche tante altre città del bacino mediterraneo. Cagliari come urbe cristiana, e gli ordini mendicanti, in particolare i frati minori, ebbero un importantissimo ruolo in questo senso. La chiesa venne costruita, formulata architettonicamente, come chiesa tipicamente francescana. In passato non si pensava a questo, ma oggi il confronto con il San Francesco di Cortona, laddove ebbe ruolo la figura di Frate Elia, ideologo dell'ordine,
vicario generale ordinato da San Francesco in persona, ebbe ruolo nella costruzione, nella formulazione del San Francesco di Cortona. In realtà non possiamo parlare di un vero e proprio modello, ma parliamo della confluenza di esigenze che un po' in tutto lo stivale e anche altrove, quindi parlo della penisola italiana, portò alla costruzione di chiese simili, chiese con un'unica navata, funzionale alla omiletica francescana, una navata coperta con capriate, quindi con legname, e un transetto minimo che a Cortona non esiste, ma esiste in altre chiese molto molto simili a San Francesco di Stampace, e infine tre cappelle. La capiglia Maior, affiancata da altre due cappelle, tutte e tre a pianta quadrata e coperte da volta a crociera costolonata, che si aprivano su questa sorta di pseudo transetto. I legami con Pisa sono assolutamente indubitabili e a diversi livelli emergono elementi documentali che congiungono Pisa, Cagliari, la famiglia Saltarelli, quindi la famiglia di Lappo, e anche gli scultori della bottega di Andrea Pisano, Nino Pisano. Noi abbiamo nella chiesa francescana di Oristano una statua di Santo Vescovo firmata da Nino Pisano. È difficile ricomporre gli elementi, la logica originaria, ma è molto semplice individuare le connessioni. Sono connessioni che passano anche attraverso la famiglia Orlandi. Grazie Orlandi, medico personale del re della Corona d'Aragona, ma anche medico personale del giudice d'Arborea. E attraverso questa consapevolezza leggiamo un percorso che ci conduce da Cagliari a Barcellona. Nel 1326 si stipulò una sorta di trattato di pace, all'indomani, potremmo dire, delle prime fasi dell'occupazione aragonese in Sardegna, e nel 1327, grazie a Orlandi, medico pisano ma residente a Castel di Castro, quindi in Sardegna, è presente a Barcellona. Ma nel 1327 è presente anche un altro pisano di tutto rilievo, uno scultore, architetto, Lupo Di Francesco, autore di una parte del sarcofago di Sant'Eulalia nella cattedrale di Barcellona. Cagliari si pone in questo tragitto, potremmo dire, come una tappa fondamentale al centro del Mediterraneo. I francescani, si è detto in passato, e lo si può confermare, veicolarono la diffusione del gotico anche in Sardegna, inizialmente di tipologia italica, successivamente di tipologia aragonese. E la fortuna del gotico in Sardegna giunse addirittura al XVII secolo, quando agli inizi del Seicento si costruivano ancora chiese con coperture a cinque chiavi e di estetica assolutamente gotica, ancora gotica. Il San Francesco di Stampace mantenne la sua iconografia, la sua struttura intatta fino a quando si ebbe l'esigenza da parte dei notabili, dei finanziatori dei frati, dei mercanti e anche di alcuni nobili, di modificare l'aspetto della chiesa con l'apertura di una serie di cappelle gentilizie lungo le pareti della navata. Ogni famiglia adattava le proprie esigenze sia economiche che stilistiche. L'unico intervento di una certa organicità fu quello lungo la controfacciata. Verso la fine del 300 o ai primissimi del 400 ci fu la chiusura dell'ingresso centrale e la monumentalizzazione o ulteriore monumentalizzazione di un ingresso laterale, che da quel momento fu l'unico ingresso alla chiesa dalla piazza antistante. Le tre cappelle
della controfacciata iniziarono ad essere arredate agli inizi del 400. I primi mercanti che contribuirono in questo senso furono i toscani di Dono, sia con oggetti scolpiti sia con arredi pittorici. Seguì l'intervento munifico dei Carros, i Carros di Quirra, il conte Giacomo concesse ai frati una importante somma per la realizzazione della cappella centrale, dedicata a San Bernardino da Siena. In realtà, alla morte del conte nel 1469, la cappella non era ancora completata, ma esisteva già il retablo che l'avrebbe arredata. Un retablo realizzato a Cagliari, ma da pittori chiamati in Sardegna dalla Catalogna. Il terzo momento è proprio riguarda le pitture del retablo cosiddetto del presepio, con una scena centrale che descrive l'adorazione dei pastori. Ottenere il patrocinio sulla terza cappella della controfacciata del San Francesco di Stampace fu la famiglia dei notai aragonesi Carnifer, originari di Maella, con una opera di grandissimo pregio, certamente proveniente dall'Aragona e verosimilmente realizzata a Saragozza. Il San Francesco di Stampace continuò ad avere una famiglia di riferimento più che grandi mercanti. I nobili che accompagnarono dal primo momento la conquista della Sardegna, i Carroz. Violante Carroz, contessa di Quirra, ottenne il patrocinio sulla Capilla Maior del San Francesco di Stampace nel 1503, ma questo patrocinio continuò anche con i suoi eredi, che non furono più Carroz nel senso più proprio del termine. Nel suo testamento, Violante Carroz intimò al suo erede, unico erede, Guglielmo Raimondo de Centelles, di assumere il gentilizio Carroz. E quindi Carroz furono anche i discendenti di Raimondo Guglielmo per tutto il Cinquecento. E il San Francesco di Stampace fu ancora fra i luoghi di riferimento di questa importantissima famiglia residente anche a Cagliari. La vicenda della chiesa, come è ben noto, terminò nella seconda metà dell'Ottocento, quando ci fu il crollo nel 1871 del campanile, un grande campanile a vela che lesionò le coperture. Da questo fatto seguì un abbandono progressivo, i frati erano già andati via in conseguenza delle leggi cosiddette eversive. Ci fu un incameramento da parte dello Stato Sabaudo dei beni appartenenti agli ordini monastici. Tutto andò a finire con la demolizione della chiesa. In quel momento, probabilmente anche per carenze tecnologiche, si ritenne opportuno demolire l'edificio. La gran parte degli arredi sono custoditi oggi all'interno della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, ma abbiamo anche delle sopravvivenze architettoniche, in modo particolare non della chiesa ma del chiostro, e che ancora oggi attendono una adeguata valorizzazione e recupero.